Allora, adesso tutti stanno scoprendo questi YouTuber un po' strani, un po' borderline. Infatti, borderline sono proprio questi ragazzi che sono stati i protagonisti drammatici di questo duplice omicidio. Si chiamano YouTuber. Qual è il delirio di questa fase? Il delirio di questa fase è che il meccanismo dei social, siano YouTube, Facebook, TikTok, è tale per cui tu più riesci ad alzare l'asticella, più riesci a diventare e a innescare una follia diffusa, e più il canale ti dà spinta. Crea la monetizzazione, crea le condizioni della viralità e quindi queste prove estreme, dette anche challenge, diventano la frontiera pericolosa, cioè diventano, come dicevo prima, l'asticella che si alza. Però poi l'asticella si alza a tal punto che diventa tragedia. E allora le sfide sono delle sfide incredibili, come questa di questi ragazzi che noleggiano una Lamborghini per dimostrare di guidare un tot ore, ma potrebbe essere la fotografia, che ne so, sul dirupo, piuttosto che sui binari, piuttosto che fare delle cose assolutamente folli. Per amor del cielo, l'idiozia c'è sempre stata. La madre degli imbecilli è sempre incinta. Però attenzione, perché qui c'è un canale che incrementa e che alimenta l'idiozia altrui, fin tanto che diventa, nel crash, diventa causa di morte, o per se stessi o per gli altri, come nel caso di questi ragazzi. Allora io mi domando, ma come durante il periodo del Covid, quando qualcuno tentava di fare una informazione diversa rispetto al mainstream, eravamo sempre lì con il fucile puntato? Perché c'erano i fact-checker. Allora domando, tu non puoi fare il moralista sul fact-checking perché devi in qualche modo assecondare il mainstream, devi assecondare la propaganda e diventi parte della propaganda. E quindi si utilizzano i canali per alimentare l'unica voce possibile. E se tenti di dire qualcosa di diverso per il solo fatto che in democrazia è bene che ci sia una voce diversa, tu cosa fai? Chiudi. Chiudi in nome della lotta alle fake. Allora scusate, visto che l'Europa ha individuato i censori, ha individuato coloro che i fact-checker, che cioè che devono verificare la fondatezza della notizia, poi è assurdo perché quando il premio Nobel, cioè quando il premio Pulitzer, Seymour Hersh aveva scoperto attraverso alcune fonti che il gasdotto del Nord Stream era stato sabotato dagli ucraini, ma questo sabotaggio faceva parte di un disegno ben noto alla Casa Bianca e alla CIA. Ovviamente uno di questi fact-checker che sta in open, ok, immediatamente ha detto: "Oh, la panzana del premio Pulitzer!" E invece il premio Pulitzer, con abbondante anticipo, aveva già illuminato la verità, quella verità che adesso inizia a diventare la verità di tutti, e cioè che non era stato Putin a sabotare il gasdotto del Nord Stream, ma erano stati gli ucraini. E qui sarà la stessa cosa quando un giorno finalmente si potrà raccontare tutta la verità sugli effetti avversi da vaccino e sulla disgraziata campagna di obbligatorietà vaccinale. Però nel frattempo ci sono stati chiusi i canali, è stata tappata la bocca, era impossibile, dovevamo escogitare le modalità attraverso le quali nei titoli dovevamo nascondere le notizie. Però lo stesso mondo ovviamente non fa nulla per, lì sì, censurare, togliere i video di questi di questi idioti, perché devi essere veramente un idiota per creare delle situazioni così fortemente a rischio. Devi essere veramente uno sciamannato, cazzo. Però, no, guai a parlare di censura. Non puoi censurare
la libera creatività. Ma quale creatività? Allora, lo sapete che queste persone sono pagate, ricevono la monetizzazione, e lo stesso, guardate, che vale anche per tutto quel mondo di trapper, di questi cantanti che inneggiano a logiche e a linguaggi malavitosi, criminali e criminogeni. Quindi allora io domando, ma scusate, ma è mai possibile che nessuno si ponga la domanda se questi contenitori alla fine agiscono o meno per bloccare i contenuti idioti? Perché quello sì che è un contenuto che va bloccato, non chi pone una lettura diversa rispetto alla predicazione generale diffusa. Io sarò ben libero di dire il mio punto di vista diverso sulla guerra in Ucraina piuttosto che sull'obbligatorietà vaccinale, sulle reazioni avverse o su altri argomenti che evidentemente non piacciono al mainstream. Io adesso, fra pochissime settimane, esce il mio libro in cui tratterò tra l'altro anche di queste cose e andrò in giro a presentarlo. Quindi mi sentirete tante volte raccontare che cosa c'è dietro questo meccanismo per cui gli youtuber, gli influencer servono a queste persone, a questi canali, a questi social, a queste piattaforme. Piattaforme che poi te le ritrovi nei televisori già installati di default. Però attenzione, perché se ti ritrovi installato di default YouTube, YouTube di fatto diventa un canale come gli altri. E quel canale ti alimenta sempre di più e anche contenuti idioti, tipo di questi ragazzi. E siccome questi ragazzi fanno vedere che prendono soldi, monetizzano con le loro performance del cazzo, ok? Allora qualcun altro dice, oh, ma se veramente ci vuole così poco per guadagnare, allora anch'io alzo l'asticella. E allora domando, scusate, ma qui nessuno ci mette il becco? Allora, il becco lo venite a mettere soltanto tutte le volte che io tento di dare, io o altri, tentiamo di dare una lettura diversa e veniamo segnalati, e quindi in quanto segnalati ne possiamo monetizzare e ne possiamo far crescere il canale? Perché questa è la verità, che noi veniamo segnalati da alcune voci libere, indipendenti, e che libere e indipendenti non sono, perché sono assolutamente parte di questo sistema. E che ovviamente ripetono a pappagallo quello che il sistema vuole che si dica. Fin tanto che poi a un certo punto la verità gli esplode in faccia, come nel caso del sabotaggio del Nord Stream, a quel punto se ne stanno zitti. Però è questo il discorso. Adesso, scopri, intanto voglio capire com'è che dei ragazzini possono noleggiare una Lamborghini. Ma scusate, ma ci sarà lì un neopatentato che avrà delle limitazioni? Quindi non lo so, ma puoi fare una cosa del genere. Poi scopri anche che lo youtuber alla guida del SUV Lamborghini era anche positivo che sarà fatto una canna. Questo, ragazzi, questo è devastante. Questa roba qui è devastante, perché mentre siamo nel ricordo di Berlusconi, quello che aveva fatto Berlusconi, il famoso conflitto di interessi, qui guardate che siamo nella più grave, che conflitto di interessi, qui siamo nella più grave manipolazione. Perché questi signori sono i perfetti produttori di contenuti che fanno diventare virali, che diventano virali tra una comunità di coglioni, che ovviamente viene monitorata, seguita, e questo continuo following non fa nient'altro che profilare sempre di più questa comunità di gente che, se si diverte a seguire uno che va alla velocità 100 km orari guidando per non so quante ore, non è che hai tanto sale in zucca, E quindi sei il prodotto perfetto, perché non pensi, perché se uno pensasse non seguirebbe sta gente qua. Quindi sono perfetti. Se tu pensi o stimoli un pensiero diverso, sei un pericolo. Se invece sei un pollo d'allevamento, è questa. Quindi aveva ragione il grande Gabriel quando diceva: con tutte le libertà che avete,
volete anche avere la libertà di pensare. Vabbè, questo era un po' il discorso che volevo condividere con noi. Si poteva dare quel fuoristrada a quei ragazzi il giallo del noleggio? Vabbè, sì, ormai c'è c'è un omicidio, c'è un bambino che muore, quindi vabbè, non lo so, io veramente. Però guardate che ci sono delle responsabilità. Allora, se uno mi domandasse, quindi vuoi la censura? Sì, questo sì. Qui sì che voglio la censura, perché a un certo punto non è che possiamo produrre e moltiplicare l'idiozia, eh. Allora, lì voglio la censura, ma non è censura, perché non è che stai producendo chissà che cosa. Questo è un discorso di una reazione sociale, perché non è possibile alimentare una sfida a chi è più coglione a fare robe che mettono in pericolo o creano situazioni di pericolo. Quindi non c'è censura, non c'è censura. C'è un limite alla produzione di cazzate. Poi queste cazzate possono addirittura divenire un dramma, come nel caso che purtroppo abbiamo visto. Vabbè, ciao a tutti.